Ciao lettrici e lettori, mi si vedrà sicuro la panza. An eternity later. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi facciamo il BookTube Booker Book Tag. Io sono stata taggata in questo tag da Gaetano Paganevi un bel po' di tempo fa, tra l'altro, ma visto che ci avviciniamo a fine anno io faccio bilancio proprio all'ultimo secondo e la settimana prossima sarà costellata di classifiche, rendiconti e roba varia, insomma, quello che si fa alla fine dell'anno, come ho fatto un po' l'anno scorso, volevo farlo un po' adesso, ecco, anche se su una domanda sono molto indecisa, però insomma, ringrazio intanto Gaetano e vi lascio giù nell'info box ovviamente tutti i link, tutti i collegamenti che nominerò e citerò nel video e ovviamente direi di iniziare. È un tag che si ispira al Man Booker Prize, che è un premio tra l'altro che io seguo anche abbastanza tutti gli anni e le categorie sono un po' tipo Oscar, miglior libro dell'anno, eccetera, eccetera. Quindi partiamo proprio da quello. Il primo premio praticamente che dobbiamo assegnare è Favorite Fiction Book of the Year, cioè libro di narrativa preferito dell'anno. E ok. E allora io ora sono molto indecisa perché a un libro mi mancano poche pagine, quindi vi darò la mia conferma la settimana prossima, ma ve lo faccio vedere quello che penso abbia vinto, anche se in competizione con quell'altro. Però lo sapete da gennaio che questo sarebbe stato il mio libro dell'anno. E invece arriva anche il Favorite Non-Fiction Book of the Year, ovvero il libro non-fiction, cioè non narrativa, dell'anno. E io devo dire che ci ho pensato parecchio a questa cosa, perché io leggo parecchia saggistica e non-fiction. Però se vi devo dire, ho ragionato in questo modo. Quale libro mi è rimasto più impresso? Quale libro mi ha dato qualcosa in più rispetto ad altri? E magari parrà banale per alcuni dei concetti, però secondo me è quello che mi trovo più spesso a citare, quello che mi trovo più spesso a fare dei collegamenti per vari motivi, soprattutto nella vita reale purtroppo, è Why I'm No Longer Talking to White People About Race di Rainier e Dolodge. Vi lascio sia qua in alto che giù nell'info box la mia recensione, che è un Feminist Friday, e magari il tema può sembrare apparentemente banale, però in realtà lo trovo eseguito in maniera molto interessante, indaga una questione non del tutto scontata, con delle analogie, degli esempi e delle impressioni che secondo me sono molto valide, molto interessanti. Quindi io, cosa vi devo dire, leggetelo anche voi perché sono molto curiosa, non l'hanno letto in tanti, quindi mi ritrovo molto poco a confrontarmi su questo volume. Ok, scusatemi, ho avuto un mancamento, è caduta la memoria esterna e per 4 minuti non ha funzionato, ma... Veniamo a noi che abbiamo cose più carine delle quali parlare. Favorite Debut Novel of the Year, ovvero debutto dell'anno, insomma, romanzo debutto di debutto dell'anno. Da un lato ero spaventata dal fatto che fosse il solo usciti quest'anno e in realtà il mio debutto proprio, quello che credo che abbia cambiato di più le cose negli ultimi 2 anni, però che io ho letto quest'anno, è assolutamente The Hate You Give di Angie Thomas. È uno di quei libri che ti rimangono dentro, è uno di quei libri che sì, è vero che racconta una storia molto americana, ma parla soprattutto del valore di quello che è la nostra verità e la necessità di farla conoscere, anche quando non ti ascoltano. Io l'ho trovato molto commovente, molto realistico, molto crudo per tanti versi, però anche un libro, uno di quei libri che ti fa arrabbiare. Hai quella rabbia dentro che ti smuove, che ti crea qualcosa di buono, che ti dà speranza, e questo libro è quello. E quindi per me è un libro validissimo e che vi consiglio. Tra l'altro finalmente l'anno prossimo esce un altro libro di Angie Thomas, quindi se questo è il debutto promette benissimo. Allora, Favorite Poetry Short Story Collection, ovvero lavori di poesia o collezione di storie brevi. Allora, a livello poetico, che in realtà è una sorta di narrazione attraverso la poesia a mani basse, vi linko anche questo qua sopra perché ci ho fatto una recensione. Io amo, adoro e venero The Poet X di Elizabeth Acevedo, perché secondo me è riuscita a fare un qualcosa di straordinario con una potenza espositiva rara, non banale, mai banale, e ad essere sia autentica nelle cose che dice senza poi dover troppo revisionare lo stile, ma comunque riuscendo ad essere impeccabile tantissimi punti. È un libro che a me ha molto commosso, una raccolta che mi ha veramente molto toccata, e trovo che Elizabeth riesca
tradurre in versi un universo intero, raccontando storie, che è una cosa importante, senza essere banale, portandoci dentro il suo mondo, senza dire ovvietà, senza essere scontata. E questo io lo trovo molto potente, anche perché io, grazie a lei, sono finita in una comunità di New York, ad Harlem, in una comunità eterogenea, sono finita nel Queens, in tutti quei vicoli, in quelle comunità sia latine che afroamericane. Ho capito un po' il suo vissuto, ho voluto conoscerlo sempre di più, e solo lei è riuscita a mettere in versi il suo intero mondo e il suo intero universo, raccontandoci la storia di Xiomara, che è veramente molto toccante. Quindi io la amo e non posso fare altro che consigliarvela nuovamente. Poi c'è Favorite Work of Translation, ovvero la migliore traduzione, il migliore lavoro di traduzione. Io personalmente leggo in lingua, e quest'anno credo di aver letto parte delle graphic novel, pochissimi libri in italiano, quindi non sono la persona adatta, anche perché io sono una bacchettona sulle traduzioni, incredibile, quindi non saprei cosa rispondervi. Saprei soprattutto cosa non rispondervi, ecco, quindi questo forse cambia le prospettive. Allora, favorite comic, graphic novel, comic series, quindi miglior fumetto, miglior serie graphic novel, miglior graphic novel, così. Beh, allora, io quest'anno ho scoperto Saga per colpa della Vao. Cioè, ho letto tanti fumetti belli e ve ne parlerò la prossima settimana. Volevo fare anche un punto sui testi migliori che ho letto. E ragazzi, cioè, Saga a me ha illuminato la vita, è la cosa più bella che ci sia. Quindi Saga, è l'anno di Saga, anche se non è uscito quest'anno, è uscito l'ottavo, che è stata una pugnalata nel nostro cuore, ma ragazzi, Saga. Allora, favorite book cover, ovvero la più bella copertina. Allora, io ci ho pensato, effettivamente, quest'anno forse è stato il primo anno dove io non mi sono fatta del tutto abbindolare dalle copertine. Però, essendo il mio lavoro quello di art director, ho un occhio veramente super critico, i miei gusti, eccetera. Però, insomma, a parte tutto, ci ho guardato bene. E allora, alla fine ho avuto tante idee, ma alla fine quelli che mi sono rimasti impresse, che tuttora davvero sono copertine sulle quali io ritorno spesso, e che quindi probabilmente sono un progetto grafico ad ampio respiro che rimarrà nel tempo. Almeno questa è la mia visione delle cose e lo trovo interessante. Sono due. Vabbè, una, raga, è un po' scontata, lo so, me lo potete dire e ridire, ed è anche molto semplice nel suo essere scontata, ma a me piacciono i lavori grafici, ornamentali, che si fondano sul lettering. Non sempre ci deve essere il lettering, però quando ci sono dei lavori grafici interessanti. E in questo caso io non sono mai obiettiva, quindi ve lo dico, però questa è l'edizione speciale di Six of Crows, ragazzi, è riuscita a fare uno specchiato con tutti dei soggetti unici. Per me è un buon lavoro. Non sono obiettiva quando si tratta di questa cosa. Okay. Veniamo però alla parte seria, quella dove io sembro seria e non sembro un imbecille, ovvero, secondo me, il lavoro grafico più interessante e migliore che ho visto quest'anno e sulle quali ho messo le mani è quello di Fidanzati dell'inverno. Che voi direte, ma è una copertina molto banale, così. In realtà tutta la serie ha una continuità e un'evoluzione dello stesso disegno molto interessante. Questo, secondo me, è una di quelle copertine che ti rimangono, e per questo io credo che sia importantissimo avere un'idea di sviluppo a lungo termine. Trovo che sia interessante, originale e non scontata, perché effettivamente sono anni in cui ci sono un sacco di libri dove c'è il lettering o comunque un font molto preponderante, dove ci sono queste figure tipo videogame che io non sopporto, che a me fanno schifo. Sono anni nei quali si gioca con uno o due elementi grafici. Invece questo ha un'illustrazione che mano a mano si evolve nella serie, perché ho già visto i prossimi della Dabo, non quelli di edizioni O, non ho tutto questo potere, però insomma la serie in Francia è già uscita, e lo trovo un lavoro graficamente molto interessante. Lo trovo molto compatto e di quelli talmente inusuali o comunque fuori dagli schemi delle cose che vanno più di moda ora, che mi rimane sempre impresso, e quindi questo, secondo me, è indice di un ottimo lavoro. Allora, favorite author, considerando i lavori, social media, interviste,
Boh, ragazze, non sono molto oggettiva. Cioè, personalmente, penso che l'uscita più interessante, più figa di quest'anno sia Circe, anche per il lavoro che ha fatto in realtà la casa editrice, non l'autrice. Poi, che volete che vi dica? Io voglio un bene a Leigh Bardugo, che credo che, cioè, solo gli stalker sono un gradino sopra di me, e quindi sempre e comunque. E poi avendola appena incontrato, Lainey Taylor, perché è un cuore immenso, è una patatona che, cioè, poche come lei sono così dolci. Ok, poi veniamo a una domanda che a me mi ha mandato un po' in crisi, devo essere sincera, ovvero favorite booktube video, ovvero video preferito su booktube. E io devo dire che ci ho un po' ragionato e credo di avere delle preferenze, ma che sono legate anche all'interesse verso certi booktuber, dei quali ovviamente vi parlo dopo. Il video che davvero ho visto con più piacere, che ho trovato molto interessante come discussione, che tra l'altro era molto vicina a una discussione che avevo fatto poco prima, è quello di Jordan Harvey. Si chiama Negative Reviewers Don't Want Attention, che vi linko ovviamente giù. Jordan è una delle mie. No, questo ve lo devo dire dopo. Comunque, Jordan la trovo sempre interessante, brillante e puntuale. In questo video lei spiega a chi dice che chi fa review negative, recensioni negative, lo fa per avere visualizzazioni, cioè la follia siamo. Ovviamente spiegando che non è questo il tema di chi fa recensioni negative e perché sono anche importanti. L'ho trovato molto interessante come discussione. Riguarda ovviamente più BookTube America rispetto a BookTube Italia. Anche perché, insomma, non credo ci sia molto da parlare di visualizzazioni, però a parte questo, è uno dei miei video che ricordo di più. Come ricordo, amandola la follia, la serie su Shadowhunters di Authentic Observer, come ho riso guardando quei video, nessuno mai, cioè, bellissimo, puntualissima. Molto interessante, sempre impeccabile, approfondendo, che dire. E poi io ho da poco scoperto, e poi ve ne parlo dopo, questa booktuber che mi ha preso, strappato il cuore, io voglio sposarla, che si chiama Reid Whitsandy. E a parte volerle giurare amore eterno, ha fatto questo video che è stato il primo che io ho visto e ci sono capitata sopra, che si chiama Interviewing a YA Character, ovvero intervista ad un personaggio young adult. Mi fa così tanto ridere che da lacrime, veramente da lacrime, e io ve lo consiglio, giù lo trovate perché fa veramente spicciare. Ultimissima domanda è favorite new booktuber. Allora, devo dire che, cioè, nel senso, io sono nuova su booktube, anche se come utente da un bel po' che facevo cose, però ho fatto un po' una cernita di quelli che sono i miei canali proprio preferiti, abbastanza nuovi o comunque che io ho scoperto nell'ultimo anno, che non hanno un'attività che va più in là dell'anno e mezzo. E vabbè, partiamo da BookTube generale, non Italia. Sicuramente, come vi ho già citato, Jordan Harvey, The Authentic Observer, Read Between the Lines, che io trovo sempre meravigliosa, mi spiace che stia pubblicando pochissimo, e quello che è davvero la mia, cioè, non so come dire, sto rimettendo in discussione tutta la mia romanticità, ovvero Read with Cindy. Facciamo lo stesso lavoro, più o meno. Abbiamo lo stesso tipo di ironia e lei però non ha paura dei commenti negativi, cosa che io invece ho. E quindi, non lo so, cioè io la amo, è bravissima, fa spataccare, però è molto brava nel review, fa discussioni interessanti, ha un modo davvero super ironico per parlare di libri, e, insomma, è molto originale. Le altre, cioè Authentic è pazzesca, fa delle analisi molto interessanti, Jordan è sempre sulla stessa linea d'onda, nel senso che tutte le sue indagini sul personaggio, sull'analisi dei libri sono sempre, sempre interessanti, molto corrette, sempre, insomma, cioè, come fai a non volerle bene? Read Between the Lines ha delle prospettive molto inusuali, anche grazie alla sua esperienza, e tutti i video che fa per me, boh, potrebbe parlare per 7 ore che io la starei a ascoltare. Ma veniamo a BookTube Italia. Quest'anno, vabbè, io non so più come dichiarare il mio amore per Elena di Miss Nerili. Ha un canale aperto da poco e ha troppi pochi iscritti perché per quello che fa io l'adoro. Il suo massacrare anche le cose che ama per me è molto, molto bello. Cioè, vabbè, allora, raga, lo sapete, ho un soft spot per Elena, penso di averlo detto sempre. Secondo me lei è molto brava e vi invito a seguirla se volete seguire qualcosa di interessante, inusuale, ecco.
Poi altro canale che adoro e guardo sempre tutti i video è quello di Elena di Ele Narrazioni, e che tra l'altro ho scoperto fosse a Roma, io non l'ho vista, ci sono rimasta male perché dov'ero? Però Elena penso che abbia sempre, a parte dei gusti molto interessanti e molto variegati, e quindi che propone sempre dei contenuti molto molto interessanti, mai banali, sempre ricercati, ha grande cura di quello che dice, soppesa sempre tutte le sue intuizioni in quello che espone. Quindi per me è uno dei canali migliori che ci sia, proprio per il modo che ha di fare Elena, e la seguo sempre con grandissimo piacere. Poi sono anche estremamente felice che si sia unita Laura di Noises Read alla community da pochissimo, e questa secondo me è un'ottima aggiunta. Io la adoro, è sempre divertente, ma è anche mai banale, ma ha sempre dei punti di vista mai banali, cerca sempre di aggiungere quel qualcosa in più che lei vede in alcune dinamiche, in alcune cose, non è mai scontata, ecco, e questo per me essere così autentici, così originali in quello che si fa è un valore aggiunto, e Laura ce l'ha, quindi anche lei giù trovate i link. E un po' eludendo da tutto questo, trovo che uno dei canali più interessanti, che anche io seguo con grande piacere, sia quello di Gloria di Libro in Mano. Gloria è, so, io l'amo, le adoro, perché trovo veramente un piacere seguire i suoi video, trovo le sue discussioni interessanti, anche quando non sono magari d'accordo su alcune cose, però anche lei è una di quelle che io ascolterai per ore, perché tutto ciò che propone non è per nulla scontato, non è per nulla banale, ha sempre qualcosa, una visione molto, molto personale di determinate questioni, cerca sempre di dare delle prospettive o comunque un'analisi molto, molto precisa e puntuale di quello che legge. Questo per me è un valore sempre, che sarà sempre un valore aggiunto, che io sosterrò sempre, anzi, mi piace davvero moltissimo il suo canale. Non leggiamo assolutamente cose simili, ma il modo in cui vede la lettura, in realtà mi ci ritrovo spesso, comunque spesso mi piace sentire proprio il suo punto di vista, che magari non ha nulla a che fare con il mio, però mi interessa ascoltarle. Questo secondo me è uno dei valori che un po' tutti i booktuber che vi ho citato, l'interesse nell'ascoltare e capire un po', anche quando non hai la stessa opinione, però la voglia di sentire quello che hanno da dire, la voglia di scoprire qual è l'opinione di qualcuno che sicuramente stimi, perché non si stimano solo le persone con cui hai sempre, sempre, sempre la stessa opinione, se no sarebbe molto strano e molto, non so, io non mi troverei bene in questa situazione. Mi piace la discussione e credo che tutti questi che vi ho suggerito siano canali dove questa non manca, ecco. Credo che ognuno abbia acquisito un posticino che mancava nella community. E vabbè, queste sono le mie risposte. Io di nuovo saluto Gaetano che mi ha taggato chiaramente, e tutte le persone che ho citato si possono sentire ovviamente taggate, tranne magari le americane che non capiranno una fava di quello che io dico. E se vi piace, non so chi non l'ha ancora fatto, non so chi potrebbe farlo, quindi sentitevi tutti liberi di poterlo fare, perché mi rendo conto che ci sono anche domande un po' complicate che esulano dai generi che magari uno legge, però ragazzi, davvero, se lo fate, fatemelo sapere perché sono molto curiosa. E poi mi raccomando, ci sentiamo giù per le vostre risposte nei commenti, che sono molto curiosa, ecco. Niente, io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' di tempo insieme a me. Nell'info box trovate tutti i link alle persone citate, ai miei link di affiliazione Amazon, se volete offrirmi un caffè su Ko-fi, e tutti i link ai miei social se mi volete seguire anche fuori da BookTube. E niente, io vi ringrazio tantissimo, spero di avervi tenuto in compagnia, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!